6 agosto. Questa tappa ci condurrà alla riserva naturale di Kongo Kan Ul. Lascio Karakorin con le sue strade sterrate, il povero ammasso di baracche da variopinti colori contornate dagli stanchi fili della luce elettrica che ciondono tristi dai pali, con i 3 palazzi moderni del centro, il grande monastero, per lo più demolito dall'occupazione russa, che con tenace volontà ha tentato di cancellare l'identità di questo popolo fiero. È stato un triste destino per le vestigia dell'ex capitale della Grande Mongolia, fondata dal figlio di Gengis Khan. Purtroppo mi lascio alle spalle anche la valle di Orkhon. Frugo nella mente, ma non riesco a trovare un luogo al mondo così evocativo, che mi abbia dato emozioni così forti, dove la natura è intatta, è padrona e l'uomo non è predatore. Viaggio assorto nei pensieri. Dalla strada, lungo il percorso, sopra una collinetta, intravedo un gruppo di stupe. Normalmente vengono usate per conservare delle reliquie. Mi avvicino per ammirare l'oro e il panorama che le circonda. Sono adagiate in un'incantevole posizione. Non conosco il motivo della loro costruzione. Non c'è un cartello o altra iscrizione che descriva il luogo. La vista è magnifica. L'occhio si perde su una lontana pianura, con le nuvole che corrono veloci proiettando le loro ombre sui prati. Piccoli laghi sono intagliati nel verde dell'erba. Il viaggio verso le dune di Kongo Kan Ul, o Mongol's Hells, come le chiamano i turisti, riserva delle sorprese. La pista costeggia un fiume del colore rosso. Rimango per un momento stupito, poi mi avvicino per capire. Il rosso non è dato dall'acqua, che scorre cristallina, ma dalle rocce del fondo, che sono di un rosso vermiglio. A fianco alcuni cavalli bruciano l'erba della riva. Dopo molti giorni di viaggio ancora non riesco a comprendere il rapporto tra l'uomo e gli animali che trovo lungo il cammino. Non scappano, si lasciano avvicinare, docili. Sembra che non conoscano lo stress, la paura del rapporto con l'uomo. In una piccola rientranza tra le rocce scorgo il campo di Ger, dove trascorrerò la notte. Intorno solo sabbia, con radi fili d'erba che sbucano a ciuffi. Si alternano a cespugli spinosi. Il verde della vegetazione li aveva fatti apparire innocui, a farne le spese sono state le gambe, graffiate da qualche passaggio incautamente troppo ravvicinato. Lascio i bagagli nella tenda. Corro via. Ci sono 2 luoghi a poca distanza che voglio visitare. Il primo è il monastero di Erden Kamba, ai piedi del monte Kongo Kan. La strada per arrivarci è fantastica. Si snoda in mezzo a rocce di granito scolpite dal vento, arrotondate dall'acqua e levigate dal gelo dell'inverno. Sembrano sculture. La stretta valle assomiglia a un presepe. Ogni cosa è disposta con cura, dalla vegetazione ai piccoli templi. Alcune piccole case completano l'opera. Non mi capacito come qui potessero abitare e vivere oltre 1000 persone nei momenti del massimo splendore del tempio. Oggi i monaci non presidiano più il luogo, vengono ogni tanto, solo ad onorare questa terra, dove la leggenda vuole che alcuni di loro siano stati uccisi, condannati a morte dal re della Mongolia occidentale, Galdan Boshi. Trucidati con il taglio della testa, in lingua mongola questa morte si chiama Kongnyo, e questo ha dato il nome alla montagna. We'll be right back.
Il tempo passa veloce. Devo andare prima che si faccia sera. Ho un po' di ansia. Voglio addentrare nel deserto. È tutto il giorno che ci giro intorno. Le alte dune modellate dal vento mi attraggono come una calamita. Voglio sentire la moto che sbanda, arrampicarmi fino alla cima della duna, per scendere poi nelle piccole valli e perdermi in questo mare di sabbia. Avvicinandomi, il paesaggio piano piano cambia. Metto le ruote sulla inconsueta superficie, la moto sbanda, ondeggia, accelero per galleggiare. Come un bimbo salgo e scendo surfando la sabbia. Decido di fermarmi su una morbida, bianca collina, increspata dal vento. La vista si perde sulle ondulate dune. Cerco di affondare i miei piedi come profonde radici, pensando, sperando di mantenere in me la gioia di questi momenti. Vago libero, disperso, felice di poter percorrere questi inconsueti luoghi, su queste arido mare. Osservo i compagni dall'alto, come un falco veleggio leggero. Ora è tardi, la mia ombra si allunga sulla sabbia. Perché il giorno deve finire? Perché non si può dilatare il tempo dei momenti felici? Che il tempo si fermi, che mi lascia assaporare ancora un attimo di questi luoghi che sembrano ora sfuggire inghiottiti dalla sera. Ho chiesto agli dèi di fermare il sole sulla linea del tramonto, ma non mi hanno ascoltato. Inesorabile ha compiuto il suo ciclo. Seduto sulla panca cerco di rimettere in ordine i pensieri. Ho ancora una notte da passare nel deserto, per stare in compagnia di questa terra fantastica. Agosto, mattino, ore 5. La luce filtra dal telo leggero. Sul pavimento qualcosa si muove. Mi giro, aguzzo la vista. Vedo un rospo che, calmo, pacifico, è entrato da sotto la porta e ora percorre lentamente la ghera con un buffo dondolante passetto. Esce da un buco dall'altra parte della tenda, per nulla turbato dai miei movimenti. Sono io che ho occupato il suo sentiero. Lui prosegue imperterrito sulla conosciuta via. Mi alzo, dischiudo la porta, guardo l'alba, lo svanire delle stelle, il rosa del cielo, le rotonde massicce montagne, le lontane onde di sabbia. L'odore dell'erba sale su prepotente, ti fa pizzicare il naso. Non siamo più abituati a questi profumi. Il nostro olfatto è ormai assuefatto al terribile olezzo delle nostre città. Qui ritroviamo gli antichi sentori, l'erba, i piccoli fiori, aromi forti e al contempo gentili, che ti incendiano il naso. Facciamo i bagagli per l'ultimo tratto di strada. Ciondolo un po', mi gingillo, mi soffermo irrequieto. Lo sguardo perso nel vuoto, è quasi finita, non ho voglia di partire. Mi scuoto, accendo la moto, che sembra consolarmi. In piedi sulle pedane mi muovo, sugli ultimi gradoni di morbida sabbia. Appoggio la moto sui cigli, traccio curve rotonde, do gas, malato di polvere e fango, sotto il casco sorrido.
che gioia infinita scivolare, dondolare, derapare. Forse non tutti potranno capire la gioia che si prova a conquistare ogni metro di asfalto, buca dopo buca, camminare su ogni terreno, rompere e riparare la moto, fermarsi per tornare ad andare, solo con un'ipotesi di percorso nella testa. Arrivare e dopo un minuto avere voglia di riprendere il cammino. Vi direte, per scoprire cosa? Nulla, solo per andare a vedere qualche metro più in là, fino a scoprire la prossima curva, sicuri che dopo ce ne sarà sempre un'altra, per quanto lontana che ti invita a svoltare. Questo per me è viaggiare. Dopo 300 km in mezzo alla steppa ritroviamo l'asfalto. Arriviamo a Ulan Bator. Prima dell'ingresso in città, degli uomini su uno sbarramento ci rorano di disinfettante. Vogliono essere certi che non portiamo con noi i germi della campagna. Mi piace pensare che cerchino in affanno di tamponare la libertà dei luoghi che abbiamo attraversato, che potrebbero contaminare una civiltà, che come plastica stampata ci impone di essere uguali, allineati alla distruzione di un pianeta che ci è stato madre. Ora non resta che parcheggiare la moto, dargli un'ultima tenera carezza. Sono state brave le piccole Shanrei. Dei piccoli muri, nessuna rottura, sicure su ogni terreno. Un po' di benzina, un po' d'olio, null'altro hanno preteso. Un grande, comodo albergo mi attende. Arrivato mi accingo a dormire. Negli occhi e nel cuore i ricordi di una fantastica terra. Tra poco ritornerà il gran gelo, che intatta la mantiene e preserva immutato questo magico luogo. Agosto, Ulan Bator, è ancora notte. Sono al settimo piano dell'hotel. La finestra rimanda i flebili suoni di una città che dorme. Le rumorose strade si sono prese una tregua. Preparo i bagagli. Guardo giù, vedo i fari del taxi, rifrangono, esplodono in mille riflessi sul bagnato nero lucido asfalto. Un rassicurante mondo di cose scontate mi attende. Poi giro la testa, percepisco un dolore. Sento la briglia tra i denti, il doloroso morso, l'immaginaria doma delle convenzioni. La mia anima inquieta si ribella, va alla ricerca della libera aria, della verde pianura, del profumo dell'erba, scapea, prova a ribellarsi al rientro nel faticoso binario. Cerco di cancellare i pensieri. Nella hall incontro i compagni di questa avventura. Vagano assonnati, ognuno con i propri fardelli. Ogni viaggio mi smonta la vita. Vorrei unirmi alle mille vite trovate lungo il cammino, vissute, consumate, all'interno di tante piccole storie. Come vorrei leggere i sedimenti lasciati in ognuno. Quanto dura è la scorza, quanto la nostra corazza resiste agli urti di un'umanità diversa. Ho visto un mondo dove coesiste un giovane fiero arciere in compagnia del suo falco cacciatore e un uomo dal vestito firmato. Ho visto il primo cavalcare felice, sorridere, correndomi incontro, salutarmi con un cenno della mano. Ho visto il secondo, lusto, patinato, chiuso nella sua armatura griffata, il telefono in una mano, il capo chino immerso in un virtuale mondo. Non voglio che la bovina scelta della moderna mandria cancelli la gioia. Pretendo il libero arbitrio. Vorrei per una volta indossare i forti stivali dei monaci rossi, con le punte rivolte all'insù, per non ferire la terra. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union we will move mountains, we will live on our knees. He'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us and we'd say we do for the rest of. Yeah.
every day and every moment, every breath we take, we choose you.